Un saluto da Ponte News. Due autobus saltano la corsa, causa autisti privi di Green Pass. È quanto stato denunciato dal sindaco di Castelnuovo Scrivia, Gianni Tagliani. Noi siamo andati a Castelnuovo Scrivia per comprendere meglio il pensiero dei cittadini in merito alla questione. Servizio. Saltano due corse degli autobus a Castelnuovo Scrivia. È quanto stato denunciato dal sindaco Gianni Tagliani, che ha voluto ribadire la mancanza del Green Pass da parte degli autisti. Questa è la causa. Siamo venuti qui a Castelnuovo Scrivia per comprendere meglio l'idea e il pensiero dei cittadini castelnovesi. Servizio. Tutti insieme pensiamo che ci siano pochissimi controlli da parte delle autorità che passano e vanno e nessuno si ferma a vedere in un bar o in una discoteca o lungo i percorsi gente che viaggia senza mascherina e se ti azzardi a dire qualcosa ti manda a quel paese. Non bastano i controlli, manca la coerenza e spesso c'è molta superficialità. Questo è quanto emerge dai pareri dei cittadini castelnovesi riguardo la mancanza di Green Pass da parte del personale alla guida degli autobus. Un personale del 118 in forma anonima ha voluto raccontare la sua storia a Ponte News. Lavoro a stretto contatto con la gente, specie nell'ambito della sanità, ti accorgi di quanto in realtà la situazione sia ben più grave di quanto molte persone tendono a palesare. Troppa superficialità. Io ho avuto il Covid, mia madre anche, mio padre è deceduto a causa di questo dannato virus. Vedersi il proprio padre con la bombola d'ossigeno in barella, sperare che possa riprendersi per scoprire che è stato portato via dal Covid. Non lo auguro a nessuno. Sembra ormai lontana la scena dei 70 mezzi militari che da Bergamo dovettero trasportare le salme in altre regioni in cerca di forni crematori. Un lontano ricordo anche il lavoro senza sosta da parte del personale sanitario, il terrore di tornare a casa contagiando un proprio caro, accendersi la televisione e tra le lacrime scorrere video di utenti idolatori della figura del camice bianco. Ed ora passiamo agli eventi. Reporter di passione, diventata quest'ultima lavoro giornalistico. Stiamo parlando di Mario Boccia, che all'inaugurazione della sua mostra, avvenuta ieri, venerdì 12 novembre, ha raccontato ai microfoni di Ponte News la sua esperienza nel campo. Servizio. L'ho affrontato come l'avresti affrontato tu, che sei una giornalista, quindi siamo colleghi, cercando di fare il nostro lavoro, cercando di fare informazione, cercando di raccontare attraverso immagini o scrivendo quello che stava succedendo, quello che vedevamo, del quale eravamo testimoni, a chi non c'era, nel modo più chiaro possibile. Guarda, per me fare il fotografo è anche una scusa per conoscere le persone, per raccontare le loro storie, per descrivere e mettere a nudo le cause, gli eventi che provocano delle ingiustizie. Le foto sono tutte importanti, ce n'è qualcuna, qualche storia alle quali sono legato di più, per esempio quella della fioraia di Sarajevo, che è una foto giornalisticamente che significa poco, ma è una lezione di filosofia morale. Cioè io incontro una donna anziana nel mercato di Sarajevo pochi giorni prima che, poche settimane prima che scoppiasse la guerra, ci prendiamo un caffè insieme, mi invita a prendere un caffè con lei, un caffè alla turca, quindi ti devi aspettare. E io gli faccio una domanda sbagliata da giornalista, gli chiedo: ma tu sei serba, croata o musulmana? Cercando di capire a quale dei gruppi appartenesse e come si sarebbe schierata nel conflitto che vedevo imminente. Lei mi risponde: io sono nata a Sarajevo. Allora io cerco di aggirare, gli chiedo: ma come ti chiami? Per capire dal nome. E lei mi dice un nome, io me lo segno su un taccuino e chiedo a un amico: ma è un nome serbo, croato o musulmano?
E lui lo guarda e dice, c'è scritto fioraia. Sente di dire qualcosa ai giovani che magari vorrebbero avvicinarsi anche a questo lavoro? Che è un lavoro importante, che va fatto bene e che non va fatto puntando... Vedi, il problema della nostra epoca è che tutti pensano al successo, al denaro, a sgomitare, a vincere l'uno sull'altro, eccetera. Il lavoro del giornalista è un lavoro importante, è un lavoro che va fatto con un forte senso deontologico e etico. Se no è meglio che fa un'altra cosa, perché fare il giornalista dando notizie false perché qualcuno ti spinge a farlo, o fare il giornalista per apparire, per raccontare se stesso e far vedere le cicatrici o raccontare quante volte ti hanno arrestato e quanto hai rischiato la vita, è meglio che fanno un'altra cosa. Sì, grazie, buonasera a tutti. Noi stasera siamo qui per inaugurare questa mostra fotografica fatta di testimonianze nell'ambito del programma scolastico del maestro Mario Boccia, professione reporter. E io stasera sono onorato di essere qui come assessore alla cultura, ma anche ho avuto un ruolo di protagonista del periodo, quindi mi sono trovato a vivere in una situazione di guerra da ragazzo, quindi un giovane tortonese che aveva poco più di 20 anni e che si è trovato al confine, al valico di Trieste, dall'89 al 93, quindi nel 91, il 2 luglio, io ero al valico di Rabuiese mentre scoppiava la guerra. 2 luglio ci siamo trovati con i carri armati al valico e ci siamo trovati in mezzo alla guerra, quindi ambulanze, e reporter, e sloveni che scappavano al di qua del confine. Ricordo per i ragazzi una situazione paradossale nella quale un triestino andò a fare benzina di là, lo vidi rientrare dopo una 30 di minuti correndo con le vesti stracciate e che la sua macchina gli era stata requisita dai militari, quindi che ne fecero delle palizzate, e quindi la situazione era imprevedibile anche per loro, perché viveva lì. E dopo qualche giorno la svolta, perché ho sempre avuto la fortuna di viverlo in diretta, io vidi arrivare i militari sloveni e vincere questa guerra, quella guerra di 10 giorni. Quindi vedere questi fratelli della Zarina e della milizia tornare nei posti nei quali avevano lasciato me prima, come amico, come collega, abbiamo fatto una grandissima festa, quindi ci siamo abbracciati, ci siamo salutati, e quindi questa strazio, questa preoccupazione, questa situazione finì quella notte del 7 luglio. Quindi riuscimmo a vincere e ad avere una situazione stabile e dignitosa per questo popolo, e quindi festeggiamo tutta la notte. E quindi vivere in diretta e poterlo spiegare è una cosa molto importante, perché nessuno può immaginare, se non vivendola, che è una situazione drammatica, importante, densa di significato, che è stata scritta nelle pagine della storia. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona giornata.